sei entrato di tua volontà, eh? Hai letto il titolo, hai visto la copertina, quindi sai già cosa ti aspetta in questa puntata. Cominciamo. Quella che hai appena sentito, o vagamente intuito, è una parolaccia. Capita di sentirne sempre più spesso nei video di YouTube e alcuni di questi ne sono farciti in quantità imbarazzante. Chiariamo subito una cosa però. Non ho nulla contro i video che contengono parolacce. Mi divertono, hanno una forte carica empatica e spesso servono a rendere l'idea come non riuscirebbe a fare un discorso calmo e pacato. Non che siano strettamente necessarie, ma sì, personalmente approvo i video con le parolacce, nella giusta dose. E se hanno lo scopo di sostenere l'argomento, non quelle a gratis perché figo. Poi dipende da quanti anni hai, eh. Disclaimerissimo. In molti contesti dire parolacce è una mancanza di rispetto nei confronti delle altre persone. Quindi abbi la capacità di capire il contesto adeguato. Dire parolacce davanti ai vostri bambini non è un bene. Innanzitutto per una buona e sana educazione. E poi perché imparano le parolacce, dicono le parolacce e la gente poi dirà: che ti aspettavi? Guarda i genitori. Se vi scappa qualche parolaccia però davanti ai vostri figli, non è una tragedia. Le parolacce scappano, si perde la pazienza, si guardano le partite o ci si taglia cucinando. Ma non per questo ci si incarna in scaricatori di porto anni 20. Con tutto il rispetto per gli scaricatori di porto anni 20. L'importante è scusarsi, spiegare cosa sono le parolacce e insegnare a non usarle, almeno fino a quando compiranno i 16-18 anni di età. Da lì in poi il potere che avrete sui vostri figli sarà uguale a quello di un custode di zoo sui panda. Tornando a noi, quando cito video con parolacce lo faccio solo come esempio per parlare di tutti quei video che hanno una grande carica di intrattenimento e una bassissima dose di istruzione. Video fatti per passare 10 minuti di tempo senza pensieri, che ti raccontano una storia oppure un'esperienza di viaggio, ad esempio. Come quelli di Niccolò Balini, conosciuto ai più come Human Safari, video in grado di farti appassionare alle sue avventure e pensa un po', non dice mai una parolaccia. Piccolo fatto curioso che i più direbbero fun fact. Se ho iniziato a pubblicare su YouTube nel 2018 è per merito / colpa sua. Dopo aver visto un po' dei suoi video mi sono detto: e io chi sono? Più scemo? Può darsi. Ma quando una cosa mi stuzzica devo provare a farla. Così posso dire: sono capace anch'io. Se c'è qualche psicologo o psicologa in ascolto, vi prego, aiutatemi. Ci sono ovviamente delle eccezioni, poche eccezioni. Canali che riescono a fare sia intrattenimento che istruzione in maniera magistrale e io mi inchino a loro. Bravi, siete un faro di speranza per tutti i content creator che vogliono dare valore ai propri contenuti riuscendo a strappare anche un sorriso. E anche se ad alcuni di questi mi piacerebbe potermi ispirare, probabilmente schiantandomi su un muro di insuccessi, non è di loro che voglio parlare. Focalizziamoci sui contenuti puramente di intrattenimento, al netto delle possibili parolacce. Questi hanno una grande presa sul pubblico. Io per primo mi ritrovo ad aprire un video che racconta qualcosa di interessante, che mentre spiega aggiunge anche una componente divertente e senza rendermene conto ho passato 15 piacevoli minuti, probabilmente procrastinando invece di scrivere il testo per questo episodio. Le altre tipologie di video, invece, i tutorial, le recensioni, gli spiegoni, sono interessanti per me o per te, che ti piace imparare come si fa una transizione a stella. Il problema grande, però, è che molto spesso, come è successo a me qualche giorno fa e che mi ha fatto riflettere tantissimo, chi cerca questo genere di informazioni le vuole acquisire subito, cerca direttamente l'informazione, senza tanti giri di parole. Se hai bisogno di sapere come si fa a ribaltare una clip, a cosa mi serve un video di 10 minuti che solo per aspettare il punto nel quale c'è l'informazione mi sono dimenticato il motivo per il quale ho aperto il video? E adesso mi incazzo pure. Probabilmente è colpa della mia età, direbbe qualcuno più giovane, qualcuno che ha la strana concezione che il tempo per lui non passi e che non arriverà mai alla mia età. Senza contare che quel qualcuno fa parte della generazione Z o Alfa, ragazzi con la capacità di concentrazione di Dory. Non ricordi di cosa stavamo parlando? Quindi non è forse meglio un articolo di blog, dove magari riesci a saltare tutta la intro con un colpo di scroll e arrivi subito al punto? Questo lo lascio decidere a voi, fate un po' come vi pare. Perché allora siamo qui ora, io e te, che stai guardando me, con la faccia perplessa perché non sai dove voglio andare a parare, magari seduto sulla tazza
del cesso cercando ispirazione per qualcosa. Se non lo sai, lo dico solo per integrare una parte semi inutile di cultura personale, ho anche altri canali, uno dei quali parla di content creation, uno di quei canali dove si fanno gli unboxing, le recensioni e dove ti spiego come si fanno le cose senza poi fare quelle cose. Ma mi sono rotto le scatole. Ora su questo canale creerò contenuti non per chi ha voglia di fare contenuti, ma per fare contenuti io stesso. Mi sono talmente abbottato di fare tutorial che capita di passare settimane, mesi o anche più di un anno senza pubblicare neanche un video. Ma voi lo sapete che i miei amici non guardano i video dell'altro canale? Perché giustamente direi, che gliene frega a loro di come si chiamano i tagli cinematografici e di come si usano? Non potete capire per me quanto questa cosa sia frustrante. Fosse stata frustrante, mi avrebbe fatto meno male. Ma c'è un altro motivo per il quale adesso sono qui, su questo canale, oltre al fatto che non ho più voglia di spiegare come si fanno le cose. E questo motivo si chiama sindrome dell'impostore. Tecnicamente, la sindrome dell'impostore è una condizione psicologica che induce a credere di non meritare i successi ottenuti. E qui, la prima conseguenza che questa sindrome ha su di me è quella di domandarmi: quali successi? So che ci sono persone che seguono volentieri quei video e so che ho superato gli 11.000 iscritti. Pochi per qualcuno, ma tanti per altri. Ma per me quello rimane un traguardo raggiunto a culo. Sono un maledetto impostore che racconta cose che il pubblico vuole sentirsi dire. Mannaggia la miseria, mi faccio schifo. Pubblico di persone che ha iniziato a seguirmi perché è stato utile un tutorial, ma del resto non gliene frega niente, né di me, né degli altri episodi, né di sapere cose che vanno oltre l'informazione spicciola. Nella realtà dei fatti, dentro di me c'è una voce che mi ripete continuamente: ma chi diavolo sei tu per insegnare le cose agli altri? Sono bullizzato dalla mia coscienza. Sa che c'è la sindrome dell'impostore e la sta usando contro di me. Giusto o sbagliata che sia, quella voce mi ha fatto riflettere. Fino ad ora ho fatto contenuti con l'idea di aiutare gli altri, con l'intenzione di insegnare tutto ciò che so su come si montano video con lo smartphone, come si creano immagini d'effetto, le basi dell'editing, e avevo anche mezzo imbastito un corso su CapCut. È ora di dire basta! È tempo di dedicarsi a creare contenuti veri, qualcosa che mi sazi, che mi appaghi l'animo e che mi faccia sentire contento di quello che faccio. Da adesso, su questo canale, inizierò a fare contenuti che sento fortemente miei. Ci sarà tutto me stesso in queste puntate. E se faranno 10.000 visualizzazioni o solo 10, non me ne frega niente. Balle, non è vero, mi frega tantissimo. E penso si sia capito cosa intendo. Quindi da oggi iniziamo questo esperimento, questo canale, dove racconto ciò che reputo interessante in chiave di storytelling, senza prendermi troppo sul serio. E se scappa qualche parolaccia, sti cazzi. Ora, il fatto che tu sia arrivato fino qui dovrebbe farti riflettere. Hai qualche problema anche tu? Questa è una puntata pilota, ancora non siamo entrati nel vivo degli argomenti, eppure sei qui. Se adesso ti iscrivi al canale e accendi anche la campanella, giuro, giuro, ti faccio avvisare da YouTube ogni volta che uscirà un nuovo episodio. Giuro in giurello. Ci vediamo quindi alla prossima puntata qui su questo strano esperimento.